Le foreste svolgono un ruolo molto importante per quanto riguarda la mitigazione del cambio climatico, perché da un lato assorbono la CO2, quindi parte della CO2 che noi mettiamo in atmosfera, circa il 29%, viene praticamente assorbito dalle foreste a scala globale, quindi con una percentuale maggiore nel caso delle foreste tropicali e boreali. E quindi si riduce, come dire, la quantità di CO2 in atmosfera che provoca questo effetto serra, quindi questo riscaldamento globale. Dall'altro però, e questo è un aspetto magari che viene meno citato ma che è altrettanto importante, le piante durante, diciamo, l'assorbimento della CO2 perdono acqua durante il processo di traspirazione, che è un processo intrinsecamente legato alla fotosintesi, quindi all'assorbimento di CO2, processo però che comporta una sorta di, cioè, aiuta al processo, contribuisce al raffreddamento, perché appunto si emette in atmosfera vapore acqueo e questo genera comunque condizioni, per esempio nella foresta tropicale, condizioni tali che provocano praticamente l'insorgere delle precipitazioni. E in effetti si dice che le foreste tropicali sono in grado di riciclare l'acqua delle piogge, quindi di traspirano e di riprodurre, diciamo, di produrre precipitazioni che poi vengono, si spostano, diciamo, queste masse di vapore acqueo si spostano e generano precipitazioni in altre aree dell'Amazzonia. Questa capacità delle foreste di assorbire la CO2 in atmosfera è abbastanza variabile di anno in anno. E perché? Perché comunque dipende da come le foreste rispondono al cambio climatico stesso. Ed è una cosa che stiamo, diciamo, nel campo della ricerca, stiamo raccogliendo dati, perché chiaramente è qualcosa che sta succedendo adesso. Non abbiamo serie storiche che ci consentono di dire risponderanno così, però è anche vero che il margine, diciamo, di incertezza, appunto legato, come dicevo, a come le piante risponderanno e anche praticamente a quali saranno le manifestazioni del cambio climatico di per sé, perché chiaro, adesso stiamo vedendo alcune delle manifestazioni come le heat wave, come quindi aumenti, diciamo, di picco delle temperature, riduzioni delle precipitazioni, eventi estremi legati anche appunto uragani o venti, però sono eventi che stiamo vedendo adesso, e quindi voglio dire diventa difficile quantificare o predire quali saranno e con che intensità e con che frequenza si manifesteranno in futuro. Quindi chiaramente il monitoraggio delle foreste in questo momento storico è essenziale, perché ci consentirà chiaramente di raccogliere dati che ci danno indicazioni circa quanto e come le foreste stanno rispondendo adesso ai cambiamenti in atto, e questi dati contribuiranno anche a migliorare le stime che i modelli fanno, diciamo, circa la CO2 che le piante saranno in grado di assorbire in futuro.